18. Hare Krishna. Ciao a tutti, ben trovati qui alla bella libreria esoterica a Cavour, questo spazio mistico e attraente e intimo. Grazie a Elisa che ci sta. Questa opportunità di presentare i miei libri e grazie anche a Alessio che sta su nella sala sopra. Il mio nome è Prabhudas, attualmente vivo a Torino, dove sono responsabile del centro Hare Krishna di Torino. Abbiamo iniziato questo progetto 4 anni e mezzo fa. Da qualche anno mi sono dedicato di più alla scrittura, l'ho sempre fatto da molti anni, però negli ultimi tempi ho avuto meno tempo di scrivere perché c'era tanto, tanto altro da fare. Poi un paio d'anni fa ho deciso di mettermi più seriamente e sono usciti questi 3 ultimi lavori, la storia del movimento Hare Krishna, l'essenza della Bhagavad Gita e l'ultimo libro si intitola Cibo per l'anima. Sono 3 libri, tutti e 3 sono editi dalla Om Edizioni di Bologna. Alfredo Lafranco, il titolare della Home Edizioni, ci conosciamo da tanti anni, gli ho mandato il primo libro, gli è piaciuto, Hare Krishna, la storia del movimento Hare Krishna. E lui, la cosa che mi colpì fu che mi disse, ma in effetti non c'è un libro sugli Hare Krishna. E quando mi disse così, rimasi un attimo, non c'è un libro. E lui ha 20 anni che ha questa casa editrice ed è nel settore specifico di questi argomenti. E in effetti non c'era un libro sugli Hare Krishna. E quindi me l'ha applicato, ho detto bello, voglio farlo conoscere. Allora poi ho scritto anche l'essenza della Bhagavad Gita e poi questo ultimo lavoro, Cibo per l'anima. Qual è lo scopo di scrivere, di lasciare una traccia. Fondamentalmente tutto passa e va. Qui sono passati 3 mesi dall'ultima volta che sono stato qui, no? Era la fine di luglio, 3 mesi. Ho fatto il conto un paio di settimane fa che noi viviamo 1200 mesi. No? Corrisponde che in un anno ci sono 12 mesi, in 10 anni 120 mesi e in 100 anni ci sono 1200 mesi. Poi esattamente a 100 anni non ci arrivano in tanti, quindi sono un centinaio di mesi che abbiamo a disposizione. Poi dipende da quanti ne abbiamo già utilizzati e non restano molti mesi. Sono già passati 3 mesi dall'ultima volta che sono stato qui, mi sembra l'altro ieri. Quindi, come vogliamo utilizzare i mesi mancanti? La conoscenza dei Veda, i grandi maestri, ci esortano, proprio fanno un'esortazione, perché l'anima condizionata in questo mondo materiale ha la tendenza a dimenticare. Ha dimenticato Hare Krishna, ha dimenticato la sua vera identità, quindi uno nasce, non sa nemmeno chi è. È come se avesse preso una botta in testa. C'è quel famoso pilota di Formula 1 che ha preso una botta in testa e tutti i suoi campionati che ha vinto non se ne ricorda nemmeno uno. Quindi diventa
Dimenticare vuol dire non essere. Se noi andiamo al supermercato e abbiamo dimenticato il portafoglio, la spesa non ce la danno. Quindi tu, anche se ce l'hai il portafoglio a casa, se l'hai dimenticato, è come se non ce l'avessi. Quindi dimenticare chi siamo significa non essere. Uno può mangiare, può dormire, può accoppiarsi, può difendersi, che sono le quattro propensità di ogni anima condizionata in questo mondo, sia nel regno animale che nel regno, nella specie umana, ma non è vita. Cioè, è una vita basica. Sì, più che basica. Diciamo che non è vita, è una vita da vegetali, come se uno fosse in coma, no? Sì, sta vivendo, il cuore batte, gli danno da mangiare, ma non è vita, non può gioire della vita, anche se è vivo. Quindi se uno ha dimenticato la sua vera identità, anche se vive, non sta vivendo. Tanto quanto una persona che sta sognando, in quel momento nel suo sogno si identifica con una persona in particolare. Alle volte abbiamo fatto dei sogni, no? Abbiamo sognato di essere chi lo sa chi, no? In quel momento tu eri quell'identità nel sogno, hai avuto delle relazioni, hai gioito, hai sofferto, eccetera. Poi ti svegli e quell'identità non c'è più. Dov'è andata? Era solo a livello sottile. Quindi non è che poi se tu sei stato il principe di Edimburgo nel sogno, no? Ti vengono a prendere con la limousine. Se sei in bicicletta scendi le scale e la tua bella bicicletta è lì, made in Italy, è un po' scassata. E quindi noi in questo mondo materiale sogniamo di essere chi in realtà non siamo. E questa è la nostra identità fittizia. Passano 10 mesi, 100 mesi, 1000 mesi e uno è costretto a un certo punto a lasciare l'identità fittizia legata al corpo e prende un altro corpo, che in accordo alla Bhagavad Gita è determinato da due fattori fondamentalmente: i nostri desideri e i nostri meriti. Perché ci vogliono entrambe. Uno può avere i meriti, ma se non hai i desideri, i meriti li possiamo paragonare al denaro, uno può avere anche tanti soldi, ma se non ha nessun desiderio, è apatico, cosa se ne fa di quel denaro? Niente. O uno può avere tanti desideri, ma se non ha una lira in tasca, può desiderare di acquistare una casa, una macchina, ma rimane niente. Quindi ci vogliono i desideri e i mezzi. Okay? Allora, al momento di lasciare il corpo, la Bhagavad Gita ci spiega che sono i nostri desideri e i nostri meriti che ci portano nella prossima reincarnazione, che sarà più o meno elevata in accordo appunto a questi due fattori. Quindi, sapendo questo, cioè, facciamo degli esempi terra-terra che ci possono aiutare meglio a capire. Dobbiamo pagare la bolletta del gas, della luce, l'affitto. Come fare? C'è chi va a svaligiare le banche o va a rubare, ma la maggior parte delle persone, per fortuna, pensano: vado a lavorare, giusto? Non è che vai a lavorare il giorno della scadenza della bolletta, ci vai prima, perché lo stipendio di solito te lo danno dopo un mese.
Quindi ti prepari prima. L'illusione materiale, che in sanscrito viene definita maya, e significa maya, significa ciò che non è, ci fa credere che abbiamo un sacco di tempo davanti, che questi 100 mesi non finiranno mai e non c'è da preoccuparsi. E quindi non prendiamo seriamente, cioè l'anima condizionata non prende seriamente questa scadenza di fine secolo. E cosa fa? Si identifica con l'identità fittizia, signor tal dei tali, nato a, residente, giusto? E si muove di conseguenza. Quindi desidera in accordo a Tizio e Caio e accumula e lavora, agisce per accumulare dei meriti perché Tizio e Caio, Tizio o Caio, possano avere un certo benessere, una posizione, eccetera. Quindi la preoccupazione dell'anima condizionata è quasi totalmente, come si dice, diretta verso questi meriti e desideri. Siete d'accordo? In accordo ai Veda, in sanscrito, Atma ha 3 significati. Atma significa l'anima, significa la mente e significa il corpo. Quindi noi siamo simultaneamente tutte queste 3 identità in questo momento, perché abbiamo un corpo, una mente e siamo l'anima. Ma di tutte e 3, la più importante è l'anima, perché l'anima siamo noi e continuiamo di corpo in corpo. Quella meno importante è il corpo, perché adesso è importante, ma fra 100 mesi o 50 mesi o quello che sarà, non ci sarà più, rimarrà solamente cenere. Oggi sono andato con mia sorella perché avevamo deciso queste ceneri dei nostri genitori, ce l'aveva lei, e io ho detto non le puoi tenere in casa. Ma non è la legge. Gli ho detto, senti, la legge è vero, tutto quello che vuoi. Mamma mia, qua però stiamo trasmettendo. Vabbè, se mi ascolta qualcuno non c'è problema. No, perché è vero che per il DNA e tutto il resto, però vabbè, i miei genitori sono morti anziani. E siamo andati a portare queste ceneri nell'Adige, che è il fiume di Verona. No? E quando avevamo fatto questa piccola cerimonia alcuni mesi fa, poi a me era rimasto il desiderio di ritornare lì. Tra l'altro ci siamo ritrovati sotto un ponte. Volevamo andare al ponte di Castelvecchio, che era il ponte principale più storico di Verona, e invece poi siamo andati sotto un ponte e ho detto, come si chiama questo ponte? Il ponte del Risorgimento. E oggi ci siamo ritrovati lì per una sincronicità particolare, ed è proprio il periodo che si portano ai defunti e cose. E quindi ho portato dei fiori offerti a Krishna e l'abbiamo messi in questo spazio, in questo luogo, così per commemorare. Cosa resta? Cioè io lì ho avuto proprio la sensazione, no? Quando avevo queste... Cioè, cos'è rimasto di tutto quel corpo? Niente, della cenere, che viene poi dissolta. Allora, perché correre, ammattirsi e mettere tutta la nostra energia vitale per un qualcosa che resterà niente? Non è molto intelligente. Uno dice, allora metto tutta la mia energia vitale sull'anima, sull'atma, perché noi siamo l'anima, allora cosa fai? Ti metti in meditazione, no? Segui una via trascendentale, poi però al mattino apri il frigorifero
e c'è l'effetto eco. Perché è vuoto. E allora come fare a trovare la quadra? Oppure uno si dedica totalmente alla realizzazione spirituale, non cura l'aspetto fisico, non cura l'aspetto emotivo e si ritrova, rischia di ritrovarsi con un sacco di problemi psicologici. Perché ha messo troppa enfasi sulla parte spirituale e non si è preso cura dell'atma da un punto di vista di mente e dell'atma da un punto di vista fisico. Allora, i Veda, la conoscenza dei Veda, ci esorta a vivere con equilibrio, no? Trovare l'equilibrio. Facendo i conti della serva, se tanto mi dà tanto, dovremmo dedicare il 33% del nostro sforzo, della nostra energia vitale all'atma corpo, il 33% all'atma mente, giusto? E il 33% all'atma, il sé, allo spirito. Così abbiamo. E lo 0,1 lo diamo, lo lasciamo ai puntini di sospensione. Allora c'è equilibrio. Allora c'è equilibrio. Quindi, infatti ai tempi dei grandi maestri dello yoga, che per molti è presente totale, ma per altri si parla del passato, i grandi maestri del passato, ci insegnano a praticare yoga, pranayama, yama, niyama, asana, pratyahara, l'ashtanga yoga, che aiuta il corpo a stare in salute. Consigliano di seguire una dieta vegetariana, quindi di alimentarci in modo non violento, perché se noi ci alimentiamo in modo violento creiamo del karma, a ogni azione c'è una reazione, e ingeriamo delle proteine che facevano parte del corpo di un altro. Quindi quelle proteine vengono scomposte in aminoacidi e vengono assorbite dalle cellule, e quindi dentro il corpo di chi ingerisce la carne entrano tutti quegli animali. E quegli animali hanno sofferto terribilmente, perché non si è mai visto un animale che gli tagliano la gola e lui dice grazie, molto gentile da parte vostra. Sono urla tremende, una paura allucinante. Adesso basta andare a vedere su internet e si vedono dal vivo tutte queste cose, no? Quindi ci consigliano di seguire una dieta non violenta, equilibrata, no? Uno dei principi enunciati da Rupa Goswami è Atyahara Prayasascha Prajalpo Niyamagraha Lolyam Janasangascha Sabdir Bhaktir Vinashati. Cos'è che distrugge, che crea danno alla pratica del Bhakti Yoga? Atyahara, mangiare più del necessario, e accumulare più del necessario. Quindi una dieta equilibrata, vegetariana, possibilmente imparare a offrire questo cibo al divino, perché niente ci appartiene, tutto appartiene a Dio, quindi quando lo yogi cucina con spirito di sacrificio, e quindi questo aiuta a mantenere il corpo in salute, sano, che può campare 1200 mesi. Non è tantissimo. Però, insomma, c'è di peggio. Usiamo bene questo tempo che abbiamo a disposizione, perché è poco e quindi va usato bene. L'altro 33%, se vogliamo essere equilibrati, dovremmo dedicarlo alla parte emotiva, all'aspetto psicologico, all'aspetto delle relazioni, no? E Rupa Goswami ci dice i sei principi che aiutano il Bhakti Yogi. Dadati, pratigrinati, guiham akhyati,
Dadati pratigranati guya makyati pricciati bunte bojayati chaiva. E significa fare doni e ricevere doni. Quindi se vediamo un amico che non vediamo da tanto, possiamo fargli un regalo. Ti offro una tisana, per dire, no? Vieni a casa mia, ti offro il pranzo. Alla mamma che ci ha messo al mondo, offriamole un sorriso, una telefonata. Guarda, una volta si diceva mandiamole una cartolina, adesso le cartoline chissà se le vendono più, non si vendono più le cartoline, sono in disuso, mandiamole una mail, un WhatsApp. Dadati pratigrinati, e accettiamo doni, no? C'è uno scambio di doni. Guia macchiati princiati vuol dire entrare in confidenza. Come stai? Cosa ne pensi? Non di tutti i discorsi che girano nel mondo, che ce ne sono già così tanti. Cerchiamo di elevare il piano, no? Dal piano del prajalpa, delle discussioni inutili, del pettegolezzo, a un piano più elevato. Come prendersi cura della nostra parte emotiva, ogni tanto andare indietro nel passato e vedere com'è stato il nostro passato, perché alle volte lì c'è la tendenza a chiuderlo dentro un armadio e guai ad aprirlo, perché lì ci sono degli scheletri, mamma mia, aspetta, no, è bello, l'armadio è bello chiuso, no? Invece ogni tanto bisogna aprirlo, quell'armadio, e anche se c'è uno scheletro, guardarlo un attimo e dire, insomma, come te la passi? e in realtà questo scheletro scopriamo che non c'è più, perché si tratta del passato, no? Quindi bisogna saperlo gestire. Se non siamo in grado di farlo noi, possiamo farci aiutare. Ci sono tante persone che sono in grado di svuotare gli armadi dagli scheletri. Quindi se uno non è in grado, può andare da qualcuno che lo fa o di professione o per passione. E dire, tu che sei esperto, mi dai una mano, che ho un paio di scheletri lì 20 anni fa, 30 anni fa, violenze subite, traumi, dolori passati, no? Ma un bambino che perde la madre o i genitori o un fratello, insomma tante cose possono succedere, no? Nella vita, e si fermano sul piano emozionale e bloccano l'evoluzione dell'essere umano, perché uno vive, mangia, respira e ha la mente fissa su quel trauma. I miei genitori non mi hanno amato, ho capito, non ti hanno amato, ma non ti hanno amato 42 anni fa e sei sempre con questo pensiero. Viene da sorridere da una parte, dall'altra questo è uno dei guai dell'essere umano che è radicato nel passato. Quindi lavoriamo su questi aspetti. E dedichiamo il 33% della nostra energia vitale. Leggiamo, informiamoci, ci sono tanti libri che spiegano come uscire da questi guai interiori. L'altro 33% dedichiamolo al nostro vero sé. Chi siamo? Se la risposta è non lo so, vabbè. Meglio almeno che ti sei posto la domanda, e anche se non sai dare la risposta, almeno sei onesto e dici non lo so. Ma se dici non lo so a una domanda così importante, se uno risponde non lo so, è arrivato il momento di avvicinare qualcuno che può darti delle risposte. Perché vivere il destino di chi vive 1200 mesi così, non è così, non sarà luminoso.
anche perché più ci si avvicina alla scadenza finale e più il corpo si deteriora e anche la mente, perché segue, si identifica con il corpo, quindi tutto diventa molto più difficile. E se uno ha problemi a 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni, 60, a 70 ne avrà di più, 80 sarà ancora peggio, più si avvicina e sarà un disastro. Quindi, qual è la soluzione? Adesso, infatti il Vedanta Sutra dice, il primo aforisma del Vedanta Sutra è Atato Brahma Jigyasa, adesso, non dopo, adesso, che sei arrivato qui alla forma di vita umana, fatti domande sulla verità della vita. Perché se c'è il problema, c'è la soluzione. Se c'è la domanda, c'è la risposta. Altrimenti non nasceva neanche il problema, giusto? Ho un problema, non trovo le chiavi di casa. Ma se ti sei posto il problema è perché le chiavi da qualche parte ci sono. O l'hai dimenticata in qualche tasca o in qualche giacca, o l'hai perse, ma da qualche parte ci sono. Se no non nasceva il problema. Uno non si mette a cercare delle chiavi che non esistono o di una casa che non c'è. Dopo lasciamo uno spazio per le domande, va bene? Allora, Brahma Jigyasa, adesso che sei arrivato qui alla forma di vita umana, quindi abbiamo la fortuna di trascorrere questo periodo con una forma che ci permette di farci questo tipo di domande e trovare le soluzioni, perché se uno ha la forma subumana non può. Nella forma subumana le domande sono solamente mangiare, dormire, accoppiarsi, difendersi. Ci sono domande e risposte, perché quando gli uccellini fanno cip, 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 si stanno parlando, però si diranno come te la passi, hai trovato un po' di... guarda lì nell'albero... Dove abiti? Nell'albero a fianco. Vieni a trovarmi. C'è. Dietro a tutti questi suoni ci sono delle comunicazioni. Ma il livello della comunicazione qual è? Un cane che abbaia, stai lontano dalla mia femmina, giusto? Gli sta dicendo stai lontano, oppure passi da una cancellata e ti arriva il cane che ti dice vai via, t'ammazzo! E con quel bau bau, no? Allora noi che abbiamo la forma di vita umana invece possiamo utilizzare questi suoni che escono dalla nostra bocca per fare domande, avvicinare qualcuno e chiedergli non so chi sono, sto vivendo una vita e non so perché. Oltre ad avere problemi fisici, ho problemi psicologici e che dire di problemi spirituali e non ho una risposta positiva per nessuno di questi tre livelli. Ho questo problema, rivolgiamoci a Dio. Qui ci sono tante chiese, uno entra in chiesa e dice Dio aiutami a risolvere i problemi. Utilizziamo bene la forma di vita umana, questo è l'insegnamento che c'è nei Veda. Praticamente io è una vita che studio la Bhagavad Gita, i Purana e questi testi che racchiudono l'insegnamento di tutti i Veda, che pratico yoga, che impegno il mio tempo nella ricerca spirituale, psicologica e fisica per trovare l'equilibrio. E ho pensato di di condividere questa conoscenza con le persone che sono desiderose di ascoltare. E il modo migliore è
attraverso la scrittura, uno dei modi più importanti attraverso la scrittura e la lettura. Vedevo un piccolo servizio fatto da dei ricercatori e spiegava che ci sono due modi di raccogliere informazioni. Quello velocissimo che adesso va per la maggiore, internet, no? Ti vedi il filmato, leggi informazioni, ma quel tipo di comunicazione va a nutrire solo una parte del cervello, mentre della nostra memoria. Mentre la parte più importante bisogna nutrirla con la lettura. La lettura dei libri, quindi sulla carta, no? Tenere in mano un libro, immergersi nella lettura, va a nutrire un'altra parte della memoria. Io faccio l'esempio, nella nutrizione noi abbiamo bisogno di carboidrati. E i carboidrati però devono essere di pronta e lunga assimilazione. Allora, se uno prende solo carboidrati di pronta assimilazione, una botta di energia per 20 minuti e poi ti ritrovi con la lingua fuori. No? Tutti gli zuccheri bianchi, tutti questi alimenti raffinati, farine bianche, così, sono tutti carboidrati di pronta assimilazione. Ti danno una botta di energia e poi dopo 20 minuti non c'è più niente. Invece ci vogliono anche carboidrati di media e lunga assimilazione, quindi cibi integrali, eccetera. Così noi abbiamo bisogno di conoscenza di pronta assimilazione, l'informazione che ci arriva, la persona che incontriamo, il filmatino che leggiamo su internet, no? Ma poi ci vuole la conoscenza di media e lunga assimilazione. E questa conoscenza è nei libri. Infatti uno degli aforismi importanti dei Veda è Om Shastra Yonitvat. Proviamo a ripeterlo insieme. Om Shastra Yonitvat. La verità assoluta è contenuta negli Shastra. Quindi fatti domande. Bhagavad Gita dice, in un verso, forse uno dei più importanti della Bhagavad Gita, Krishna dice ad Arjuna: Tad viddhi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshantite gyanam gyaninas tattva darshina. Cerca di conoscere la verità, non dormire tutto il giorno davanti alla televisione, non stare a perdere le ore su Facebook, no? Ma tad viddhi, cerca di farti domande sulla verità della vita e cerca di avvicinare una persona che ha le risposte. Con che atteggiamento dobbiamo andare da quello che poi viene chiamato il guru, maestro spirituale? Non con un atteggiamento presuntuoso, perché se avviciniamo un maestro spirituale con l'atteggiamento sbagliato, ci diamo la zappa sui piedi, perché lui è in grado di capire il nostro stato d'animo. E siamo noi che abbiamo bisogno della conoscenza, lui ce l'ha già. Quindi se noi lo avviciniamo con l'atteggiamento sbagliato, lui cambia strada. Perché, non perché non è buono d'animo, anzi è contrario, è che sa che sprecherebbe il suo tempo e la sua energia. Come se uno ha 100 euro e vuol dare da mangiare ai pesci. Tu gli dai 100 euro ai pesci, quelli se lo mangiano. Ma con quei 100 euro lì potevi comprare sacchi pieni di mangime, no? Quindi il maestro spirituale, le parole del maestro spirituale, Guru Mukha Padma Vakya Chitte Te Koryo Akya, dice una canzone famosa di Narottam Das Thakur, le parole emananti dalla bocca di loto del maestro spirituale, no, sono la fonte di elevazione della nostra coscienza. Chitte Te Koryo Akya. Arna Koryo Maniasa, dice. Fai in modo che io mi concentri su queste parole, perché la tendenza qual è? Che noi avviciniamo maestro spirituale, ci dà delle informazioni e poi diciamo, ma è interessante, sì, beh, andiamo da un altro. Invece Narottam Das Thakur preda, Arna Koryo Maneas, fai in modo che io mi concentri su queste istruzioni, perché se il maestro spirituale mi ha fatto un dono e lui è in grado di farmene 100, 1000, 10.000, ma dopo il primo vuol vedere come usi quel dono.
e se lo usi bene ti dà il secondo, se lo usi male il secondo non te lo dà più perché non vuole sprecarlo. Quindi dobbiamo accattivarci le grazie del maestro spirituale. In che modo? Tavidi pranipatena, con il giusto atteggiamento. Dobbiamo andare umilmente da chi ha la conoscenza. E cosa fare? Scena muta? No. Pari prashnena se vai a. Fai delle domande, avvicina al maestro spirituale col giusto atteggiamento, fai delle domande, sii inquisitivo, mostra la tua sincerità. Se uno ha problemi, deve dire ho problemi, non so chi sono, sto male, pensavo di aver capito tutto e mi rendo conto che non ho capito niente. E il risultato qual è? Che non so quanto mi resta da vivere e sto vivendo una vita da cani. Mi sento male. Se uno si sente male, vuol dire che non sta vivendo bene in modo completo la sua esistenza. Vuol dire che ci sono dei buchi, ma cosa significa? Che tutti i problemi, come dicevo all'inizio, si possono risolvere. Allora bisogna andare da chi ha la conoscenza, fare domande e qual è il terzo punto fondamentale che Krishna dice ad Arjuna? Sevaya. Avvicina, domanda e servi, perché se ti vengono date le risposte e le soluzioni ai problemi, almeno ricordati di ringraziare. Dire, ecco, come posso ringraziarti per la conoscenza che ho ricevuto e che mi sta liberando dall'illusione e dalla sofferenza? Allora, se si sviluppa questo rapporto con una persona che ha la conoscenza, la nostra vita può cambiare, può migliorare, possiamo evolvere, sia sul piano fisico, sul piano psicologico, emozionale e sul piano spirituale. Questo è il motivo per il quale ho scritto questi libri, perché chi li legge mi auguro che possa nutrire, il titolo dell'ultimo è Cibo per l'anima, perché molti nutrono il corpo tutto il giorno, no? Magari nutrono anche la mente leggendo di tutto e di più, ma molto spesso sono le speculazioni mentali di qualcuno, non è conoscenza realizzata, no? In accordo ai Veda ci sono tre tipi di conoscenza e sono pratyaksha, anuman e shruta. Pratyaksha è la conoscenza che viene dalla percezione dei sensi. Anuman è la conoscenza, il ragionamento, la speculazione mentale, ma uno potrebbe perdersi per giorni, mesi e anni nel labirinto della mente. Quindi fare mille congetture, ma è come un cane che si morde la coda. Continua a girare intorno sempre sugli stessi problemi. Invece il terzo tipo di conoscenza, che in accordo ai Veda è la conoscenza più importante, è Shruta, la conoscenza discendente, che viene dal mondo spirituale, viene da dimensioni a noi sconosciute. A noi, come? Spirito Santo. Shruta in sanscrito vuol dire anche, come abbiamo detto prima, Om Shastra Yonitvat. Shastra sono la conoscenza scritta. No? A tutti i cristiani, dopo magari se avete delle domande. Quindi se noi leggiamo libri che nutrono l'anima, che ci spiegano chi siamo e come risolvere i problemi della nostra esistenza, e questo è un libro che va diffuso, è un libro che va fatto conoscere, no? È un libro che ci auguriamo che le persone possano acquistarlo e soprattutto leggerlo. Quindi questo è il motivo per il quale ho scritto questi libri, tra non molto, poi ne uscirà un altro, che ritengo anche molto importante, quindi poi se Elisa e Alessio mi invitano in accordo a loro, perché qui hanno un calendario fittissimo, è molto difficile riuscire a trovare uno spazio qui. Infatti oggi abbiamo approfittato della festa di tutti i santi per essere qui.
Quindi va bene, ecco, ho fatto un po' una sintesi di quello che volevo condividere e quello che troverete leggendo questi libri. Adesso se avete delle domande, sono qui per quello che posso rispondere. Ciao, io sono Roberto. Allora, prima di tutto grazie, perché quando comunque si parla di Dio per me è importante, in un momento storico, anche io faccio conferenze, in un momento storico in cui parlare del divino quasi non è, non dico che non è consentito, ma dicono vabbè, andiamo a sentire qualcos'altro. Invece il rapporto con Dio, secondo me, in questo momento storico è fondamentale. La cosa che, siccome hai parlato di un dialogo che a me tocca molto, perché vabbè, io conosco, perché io diciamo vengo dalle arti marziali cinesi e dalle arti vediche, quindi conosco, poi invece la mia vita via spirituale è stata sempre un'altra, però non ho mai avuto, diciamo, visto differenze, ho visto molte vicinanze. E hai citato proprio, forse è una cosa molto grande, il discorso di Krishna all'arciere sacro, ad Arjuna. Ad Arjuna, sì. E è un discorso molto importante, no? E c'è una parte che, io te la cito per quello che ricordo. Ma avevi una domanda? Sì, la mia domanda è questa. A un certo punto Arjuna chiede il motivo per cui dovrà combattere contro i suoi cugini, eccetera. E Krishna gli dà delle spiegazioni. Se potresti approfondire questa parte, perché è un qualcosa che mi ha sempre colpito tantissimo, la spiegazione che dà Krishna. Allora, grazie della domanda. Hai detto che ti chiami? Roberto. Roberto. Arjuna aveva dei problemi, era confuso. Perché si è ritrovato davanti allo schieramento nemico e si è reso conto che tra i nemici, lo sapeva già, però si dice occhio non vede, cuore non duole, no? Quando l'occhio ha visto da vicino le persone con le quali doveva combattere, ha detto come faccio a uccidere parenti, maestri d'armi, no? E lì gli ha preso lo sconforto. Eppure Arjuna era uno kshatriya, uno dei più potenti guerrieri di quei tempi. E quindi c'è questa scena molto bella, viene descritto in questo libro, ho cercato di raccogliere l'essenza, perché ho visto che ci sono tante persone magari che ce l'hanno la Bhagavad Gita in casa, ma non riescono ad entrare per vari motivi. No, questo, in tanti anni ho scoperto questo. C'è chi riesce, ma c'è chi non riesce. Allora ho cercato di scrivere un libro che possa rendere il messaggio della Bhagavad Gita più accessibile. Ma lo scopo di questo libro è che poi uno alla fine del libro decida di acquistare la Bhagavad Gita così com'è di Bhaktivedanta Swami Prabhupada, perché è il libro completo con le spiegazioni complete di un grande acharya, forse del più grande acharya della storia. Acharya vuol dire maestro della tradizione Vaishnava. Quindi Arjuna si trova in questo momento di confusione e trova un sacco di scuse. No, perché se io combatto, io non voglio più combattere, dice Krishna, io non voglio più combattere, vado nella foresta. E non stava scegliendo una strada sbagliata, perché era concesso agli kshatriya di lasciare tutto e andare nella foresta, no? Rinunciare al regno e andarsene. Certo, non c'era gloria, non c'era niente, e facevano questa scelta dolorosa, ma c'è chi lo fa, ma non era il momento contingente nemmeno quello lì, l'avrebbe dovuto fare prima. Adesso era sul campo di battaglia, avevano dichiarato guerra, e quindi Krishna, cioè Arjuna, trova un sacco di scuse, no? Non posso uccidere i miei parenti, poi se li uccido
allora poi vengono a mancare gli uomini, allora le donne non sono protette, nasce una progenie indesiderata, quindi la società va in declino e trova delle scuse che erano scuse autorevoli, no? Però Krishna, c'è questa scena molto bella dove dice, sorridendo, no? Ad Arjuna, gli dice, Asocian anvasocias van pragyavadam chabasace, sebbene tu dica sagge parole, ti affliggi senza ragione. Perché se sei così, così saggio sei anche confuso? Il saggio non è confuso. Ti affliggi senza ragione, il saggio non si lamenta né per i vivi e né per i morti. E da lì ha inizio l'insegnamento che Krishna dà ad Arjuna. E parte da dove? Da, come si diceva prima, dalla base, basic knowledge. Ed è capire la differenza che c'è tra noi, il sé, e il corpo. Perché se noi non capiamo questa differenza, possiamo essere cristiani, buddisti, devoti di Krishna, o turchi o giapponesi, ci identifichiamo con ciò che non è. E quindi siamo fuori strada. E quindi Krishna spiega ad Arjuna le vere motivazioni di questa confusione. Noi dobbiamo ringraziare Arjuna, perché grazie a quella confusione Krishna ha potuto dargli la conoscenza e Krishna ha usato Arjuna per dare la conoscenza che sarebbe stata diffusa poi nei secoli, nei millenni a venire, no? Quindi grazie Arjuna noi adesso possiamo uscire dalla nostra confusione. Quindi Arjuna rappresenta l'anima condizionata, l'anima incarnata in questo mondo che è illusa da Maya, dall'illusione. E quindi inizia da lì realmente la Bhagavad Gita. Krishna spiega ad Arjuna prima chi è, anzi prima gli spiega chi non è, e non è il corpo, che è l'anima, che deve compiere il suo dovere, perché lui è un guerriero, deve seguire il proprio Dharma, e quindi il suo Dharma in quel momento era combattere. Semplice, se fosse stato un Brahmana, non gli diceva di combattere, gli diceva studia i Veda, compi sacrifici, eccetera. Se fosse stato un Vaishya, gli avrebbe detto proteggi la mucca, coltiva la terra e commercia, no? Se fosse stato un sudra gli avrebbe detto servi le classi superiori, ma siccome si stava rivolgendo a un okshatriya gli ha detto tu devi combattere, non è che puoi scegliere o meno, tu devi combattere, no? E a un certo punto gli dice i dubbi sorti nel tuo cuore a causa dell'ignoranza devono essere rimossi con la torcia scintillante della conoscenza trascendentale. Armato dello yoga, o Bharata, alzati e combatti. La parola yoga significa unione col Supremo. Quindi, se uno è un buon cristiano e segue gli insegnamenti di Cristo e gli shastra, le scritture che, sulle quali è basata la conoscenza che ha dato Gesù Cristo, che però ha portato una conoscenza che c'era già, lui l'ha ampliata, l'ha espansa e ha creato una successione di maestri, no? A partire da Pietro, a partire dai primi apostoli in poi. Poi quello che è successo nei secoli e nei millenni a venire, purtroppo ci sono i pro e i contro, però tutto sommato stiamo comunque parlando di Cristo, ci sono comunque milioni di Vangeli che circolano, se non miliardi, in tutti questi secoli, ci sono milioni di persone che si sono realizzate spiritualmente, ci sono degli esempi di cristiani che hanno raggiunto degli stadi di estasi spirituale, incredibile, mi viene in mente, come si chiamava, questa monaca tedesca, Hildegard di Bingen, no? Che lei nelle sue descrizioni, nei libri che ha lasciato,
Ecco, vedete l'importanza di lasciare delle memorie, perché altrimenti la tendenza a dimenticare. Lei descrive nei suoi, entrava in questi trance spirituali e vedeva questa luce e descriveva la stessa cosa che è descritta chiaramente nei Veda, e Brahman emanante dal corpo della verità assoluta, no? Questa luce incredibilmente potente e caldissima, un caldo, ma non un caldo che si aumenta poi o che si suda, cioè no, un caldo diverso, luminosissima e caldissima, e a un certo punto arriva in fondo a questa descrizione e vede una forma blu. Ed è la stessa descrizione che c'è nella Brahma Samhita, in altri testi, nel Purana, dove si descrive la forma di Dio, no? Perché Dio ha degli aspetti, l'aspetto impersonale, Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti. Il primo aspetto impersonale, questa luminosità totale che emana dal suo corpo, e l'ultimo aspetto, Bhagavaniti, è l'aspetto personale, ed è descritta la forma di Dio nei Veda, Yam Shama Sundaram Acintya Guna Swarupa, ha questa forma trascendentale bellissima di colore blu, il colore della nuvola carica di pioggia. Quindi ci sono delle tante assonanze, no? Tra una tradizione e l'altra, però bisogna seguire la tradizione con sincerità, onestà d'animo, e non con duplicità o ipocrisia, perché altrimenti no, ma questo in tutte le tradizioni. Infatti Chaitanya Mahaprabhu, che è l'ultima incarnazione di Krishna, apparsa 5 secoli fa, se ne parla nel libro, se ne parla in tutti e tre i libri, ma di più nel libro La storia del movimento Hare Krishna, è apparso 5 secoli fa e ha spiegato nel dettaglio come un'anima dal ritrovarsi condizionata totalmente in questo mondo, dimentica, infelice e frustrata nel mondo delle condizioni, a un passo dalla morte, può, seguendo un percorso preciso, arrivare a raggiungere il massimo dell'estasi spirituale. Quindi a partire da Shraddha, da un minimo di fede, a raggiungere Prema, che è il massimo dell'amore per Dio, no? E ha descritto tutti questi stadi che vanno ado, Shraddha, Tata, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, eccetera. Ma poi ha fatto altre descrizioni mettendo in grado chi si avvicina al percorso della Bhakti di non andare fuori strada. Perché è come quando uno dice voglio la patente, non è che vai all'agenzia e ti dicono ok, quant'è? 500, ecco questa è la sua patente, comincia a guidare. No, perché se uno non va a scuola guida, non impara le regole del gioco, al primo stop, vede una luce rossa, primo semaforo, dice bella questa luce attraente, però non sa che vuol dire che si deve fermare, no? Forse è Natale, hanno messo delle luci agli incroci, passa e ammazza qualcuno, no? Quindi deve conoscere il codice della strada, la teoria, e poi deve fare della pratica e poi alla fine gli danno la patente. Se è così per guidare una macchina, ma per praticare il Bhakti Yoga, che è il metodo per eccellenza più elevato, no? Senza nulla togliere agli altri, di tutte le tradizioni, che ti può permettere di arrivare all'apice della realizzazione spirituale, non ci vuole la patente, è certo che ci vuole. Devi andare a fare la teoria, devi fare la pratica, devi avvicinare un maestro, anche per prendere la patente devi avvicinare un maestro spirituale, un maestro di patenti, no? E se fai il presuntuoso quando sei alla guida, dici va, adesso metto la terza, ti faccio vedere io come si guida, quello dice sì, accosti, no? Ti dà del lei,
E dice, lei la patente non l'avete proprio, no? Quindi anche per guidare una macchina devi avere l'atteggiamento giusto. E servire. Come servi? Pagando la scuola guida, no? Quindi funziona così per tutto. Quindi per seguire bene il percorso della Bhakti, altrimenti si va fuori strada. E Chaitanya Mahaprabhu spiega benissimo questo fuori strada, cosa significa. Si coltivano le erbacce nel cuore, Nisiddhachara, sono di sei tipi, Nisiddhachara, Kutinati, Jiva Imsana, Labha, Puja, Pratishtadi, Upashakagan. E la prima è Nisiddhachara, vuol dire un comportamento non coerente. Cioè, il maestro spirituale ti dice, fai questa meditazione, studia questa conoscenza, applicati in modo diligente, svegliati presto al mattino, tu lo fai per una settimana, senti una grande emozione, grande forza spirituale, e dici, vabbè, dai, adesso sto bene, da domani in poi non seguo più. Nisiddhachara vuol dire un comportamento che non è perfetto, siddha vuol dire perfetto, nisiddha vuol dire imperfetto. Esatto. Questo è il concetto del peccato. Esatto. Nisiddhachara, che fa nascere Kutinati. Allora uno poi diventa un ipocrita, perché sa come dovrebbe fare, ma non lo fa. E quindi dice, io sono della tal religione, ma di fatto non sta praticando. Quindi nel cristianesimo uno dice, io sono cristiano. Sì, ma c'è scritto non uccidere. E cosa mangi? Io mi mangio l'agnello a Pasqua, il caprone, non so, tutti i giorni mi mangio la carne, ma quello lì non stai seguendo l'insegnamento cristiano, no? Ah no, ma adesso hanno cambiato in America, nei 10 comandamenti non scrivono più non uccidere, scrivono non commettere omicidio. Hanno cambiato perché? Perché se no non sta in piedi la cosa, no? Allora ne si dà già Kutinati, uno diventa ipocrita. E automaticamente Jiva Imsa diventa violento, perché non sviluppa le qualità trascendentali, ma coltiva le erbacce e quindi non si sente propenso ad amare gli altri, non vede gli altri come figli di Dio, ma li vede come degli ostacoli al proprio egoismo e quindi li considera sulla base del falso ego. E questo vuol dire andare fuori strada. Poi ci sono anche le altre cose, ma adesso non ci sarebbe il tempo, lo spazio. Quindi il punto è, se sei cristiano, segui bene gli insegnamenti di Cristo. Una delle frasi che ha detto anche Cristo, però, è non vi dico tutto perché non capireste. Allora, un buon cristiano dovrebbe anche chiedersi, cos'è questo tutto che non ha detto? Perché se c'è di più, e arriva questa conoscenza, perché chiudere la porta solo perché sembra di un'altra religione? Non è un atteggiamento molto intelligente e molto evoluto spiritualmente. Tanto quanto un Vaishnava che chiude, no, le sue porte pensando di avere la verità in tasca e non si rende conto che ci sono dei cristiani illuminati, dei buddhisti illuminati, dei musulmani illuminati. Io ho partecipato a incontri con tutte le tradizioni e ci sono degli illuminati in tutte le tradizioni. Ci sono i sufi che hanno dei metodi di realizzazione spirituale sconvolgenti. Uno di questi si chiama Whirling, io l'ho provato, non so se, i sufi sono quelli che girano intorno, no? Una delle pratiche che fanno. E tu facendo questa pratica realizzi di non essere il corpo. È potentissimo, no? Realizzi la differenza che c'è fra il sé e il corpo, che a un certo punto tu sei e il corpo gira. Sono le 19, cioè, va bene, ho risposto un po', sì, alla tua domanda, potremmo andare avanti un bel po', sì. Ma quindi Krishna dice ad Arjuna combatti, e mentre lo dice ad Arjuna lo dice a tutte le persone che hanno la fortuna di accedere a questa conoscenza. Combatti la tua guerra. Ma se io comincio a coltivare questa conoscenza, cosa ne pensa di me mia mamma?
mio marito, i miei figli, che mi hanno visto sempre in un certo modo, se io comincio a coltivare questa conoscenza, mi trasformo e cosa penseranno gli altri di me? Ho capito, ma se tu pensi sempre a quello che pensano gli altri di te, rimarrai sempre uguale e non ci sarà un'evoluzione nella tua vita. Quindi Arjuna aveva i suoi nemici, ma ognuno di noi ha i propri e deve fronteggiarli. Qual è il modo migliore di fronteggiarli? No? Perché il nemico numero uno è il dubbio. È il dubbio. E dice, i dubbi nati nel tuo cuore devono essere stroncati con l'arma della conoscenza trascendentale. Quindi bisogna armarsi di conoscenza. Il modo migliore è leggere i libri. Ecco il motivo per il quale sono qui, ho scritto questi libri e cerco di diffonderli. Altre domande? Curiosità? Che per ogni domanda c'è una risposta. Io invece sostenevo che per ogni domanda ci sono più risposte. E questo è il problema. Cioè uno di fronte a una domanda, poi c'è mille risposte. E tra quelle mille c'è quella giusta. Questo è il problema fondamentale. Molti scelgono le risposte come meglio pensano che siano giuste. Ma tu adesso la domanda che hai fatto, no, vuoi prima ricevere la risposta? Stavi dicendo, no, che per, se c'è una domanda c'è una risposta. Sì. Invece io sostengo che se c'è una domanda ci sono più risposte. Più risposte. Stop. Ma la tua è una domanda? No, è che il problema nasce dal fatto che essendoci più risposte, a volte una risposta è giusta e una è sbagliata. E selezionare quella allora, giusta se... da quella sbagliata... implica tanti, tanti aspetti che vediamo intorno a noi, che ci sono mille idee, mille risposte. Ma tu vuoi sapere qual no, è? No, niente. Questo appunto, era un'osservazione. Sì, che rende difficile trovare la verità assoluta. La verità sottante, ma quella assoluta. Ok, adesso va bene, grazie. Visto che hai fatto un commento, ne faccio uno anch'io. Questa è la tua opinione, che può essere da certi punti di vista condivisa. Ma, no, ma Krishna non dice questo. Non dice ad Arjuna ci possono essere tante soluzioni. E simultaneamente gli dice ci possono essere tante soluzioni. Adesso a Torino stiamo studiando il capitolo della Bhagavad Gita, dove Krishna spiega che c'è una soluzione e simultaneamente tante soluzioni. Se volete approfondiamo un po' qualche minuto e poi dopo chiudiamo. Ed è il capitolo che è quello che probabilmente mi piace di più, ed è il servizio di devozione. Krishna dice ad Arjuna, tu se Arjuna chiede qual è la via migliore, la via impersonale o personale. No? E infatti nel mondo della ricerca spirituale ci sono questi due movimenti. No? Chi si dedica alla realizzazione impersonale della verità assoluta e chi si dedica alla realizzazione personale. E Krishna dice... Anche la via impersonale è una via che porta alla verità assoluta, ma è più lenta e difficile, mentre la via personale è più veloce e più accessibile. Come fare ad arrivare a questa piena realizzazione dell'aspetto personale della verità assoluta? Krishna dice ad Arjuna, immergiti totalmente in me. No? In che modo? Immergi, fissa la tua mente in me e riponi in me la tua intelligenza.
in questo modo vivrai sempre in me. Quindi non dice ci possono essere tanti, no, fissa la tua mente in me e riponi in me la tua intelligenza. Cosa significa? La mente, lo sappiamo tutti, si aggrappa a tutte le situazioni possibili e immaginabili. Ieri hai dato uno schiaffo o fisico o verbale a qualcuno, quello ha causato karma, perché questo qualcuno o ha la guancia rossa o un occhio nero, peggio ancora, o ha un'emozione rossa o nera e ti manda gli accidenti, giustamente, perché tu hai sbagliato a fare quel gesto. Si crea un collegamento sottile e tu non puoi essere in pace, perché devi pagare quel karma. Tanto quanto se uno commette un reato e viene acciuffato, deve pagare il suo karma. Allora, il karma è la giustizia suprema, la polizia della pulizia suprema, che il Paramatma è onnipresente. E quindi chi di spada ferisce, di spada perisce. Se non c'è serenità, se non c'è felicità, se non c'è equilibrio, vuol dire che abbiamo un karma che ci sta appesantendo, che ci sta acciuffando. O ci segue o ci insegue, quei lampeggianti. E allora non ci diamo pace, c'è l'anima che non può avere pace se noi non abbiamo fatto la pace con il karma. No? E allora gli dice... Dice ad Arjuna, fissa la tua mente in me e riponi in me la tua intelligenza. Cosa vuol dire? Che uno non deve, ah, io canto Hare Krishna, ma come stai cantando il mantra? Stai cantando come dicono i maestri o stai cantando come pensi tu? Studia i Veda, ma come studi i Veda? Come dicono i maestri o come pensi tu? Quindi la mente e l'intelligenza, ci vogliono entrambi. No? E bisogna, e non è facile, perché la nostra mente vorrebbe andare ovunque, o nel bene o nel male, più delle volte nel male che nel bene. E la nostra intelligenza allora la vogliamo usare per trovare delle soluzioni a questo bene o male, ma sono sempre delle nostre invenzioni, non troviamo mai il bandolo vero della matassa. Quindi la mente... Per tornare alla tua osservazione, propone tante soluzioni, ma sono solo il frutto della speculazione mentale, non sono la vera soluzione. Quindi uno pensa, le chiavi le ho lasciate qua, 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 e io una volta cercavo gli occhiali, l'altro ieri cerca gli occhiali, ce l'avevo appesi qua, no? E l'ho cercati per 5 minuti. Quindi... non erano da nessuna parte di dove io pensavo fossero, erano dove io non pensavo fossero. Però la soluzione era una, non erano 10. Quindi la soluzione ai problemi dell'esistenza c'è, ma molto spesso, quasi sempre, per non dire sempre, non è quella che ci propone la nostra mente. Ecco perché noi, Atta Shri Krishna Namadi, Nabhavet Grayam Indriyai, Sevon Mukha Ijivado Swayameva Spuratyada. Tutto ciò che si riferisce a Krishna, Krishna è uno degli infiniti nomi di Dio, Namadi, a partire dal suo nome, e tutto ciò che è in relazione con Dio, Nabhavet Grayam Indriyai, non può essere realizzato con questi sensi materiali, questa mente materiale. Non ce n'è, non si può, perché sono omologati per altri scopi. Sevon Mukha Ijivado Svayam Eva Spuratyada. Ma se noi impegniamo questi sensi imperfetti al servizio, Rishika, e vuol dire i sensi, Rishikesh vuol dire, un altro nome di Dio, vuol dire il maestro dei sensi. Se noi impegniamo i nostri sensi imperfetti al servizio del maestro dei sensi, i nostri sensi si purificano, la nostra mente anche, l'intelligenza si collega con l'intelligenza suprema e allora arrivano le risposte perfette. E le risposte perfette sono quella,
gli occhiali erano qui, non erano da nessun'altra parte. Okay? Ma Krishna è molto gentile, è l'essere supremo, supremamente gentile, e sa che siamo messi in una situazione un po' difficile in questo mondo materiale. E apre una, 10, 100, 1000, 1 milione di porte. E quindi in questo capitolo dice: questo vivrai sempre in me se tu riponi in me la mente e l'intelligenza. No? Ma poi dice: se non riesci, quindi se non sei a quel livello di totale assorbimento, da quando ti alzi al mattino a quando vai a dormire la sera, e non sei sempre assorto in questa dimensione, allora scendi di livello e segui i principi regolatori del Bhakti Yoga. Ok, non ho la mente assorta nella trascendenza, ma mi alzo comunque al mattino, perché il maestro spirituale mi ha detto che se mi alzo al mattino e impegno i miei sensi al servizio di Krishna, i miei sensi si purificano. Quindi un po' a sbadigli, un po' controvoglia, uno si alza e segue i principi. Adesso ho fatto l'esempio del principio di alzarsi presto, come tanti altri principi. Per un cristiano, recita le tue preghiere, leggiti il tuo Vangelo, no? Anche i monaci, no? Si alzano presto. Di tutte le tradizioni. E poi però cosa dice? Allora uno dice, ma io non ci riesco. Per esempio, noi nei nostri principi regolatori seguiamo 4 principi: non prendere intossicanti, essere vegetariani, non avere attività sessuali illecite, vuol dire al di fuori del matrimonio, e non fare speculazione a gioco d'azzardo. Ma senti, io non riesco. Cioè, io voglio amare Dio, ma io una cosa ogni tanto me la devo fare. Cosa faccio? Sono condannato per sempre? No, Krishna dice, se non riesci a seguire i principi regolatori del Bhakti Yoga, allora impegna, dedica a me le tue azioni e facendo così raggiungerai la perfezione. Quindi uno dice, vabbè, non riesco a seguire i principi, però col mio lavoro messo da parte 100 euro, 1000 euro, 1 milione di euro, quello che è, questi soldi, la metà li dedico a Krishna, al Tempio, no? E do un supporto a chi sta seguendo i principi del Bhakti Yoga e a chi è immerso nell'estasi trascendentale. Allora quell'energia mi collega con... E quindi dice, e raggiungerai la perfezione. E poi anche lì dice, ma se non riesci a fare nemmeno questo, allora dice, sarva karma, coltiva la conoscenza, leggiti un libro. Perché se non hai attrazione per essere immerso nell'estasi, non riesci a seguire i principi, non hai capito che le tue azioni le devi mettere al servizio di Dio, vuol dire che non sei messo tanto bene. E allora cosa devi fare? Leggiti un libro che ti spiega come posizionarti in modo migliore. Detto questo, quando cade una cosa, in India dicono che conferma. Scusate i rumori di sottofondo. Va bene, leggiti un libro e... Funziona ancora? Thank you. Scusate la pausa. Leggiti un libro, coltiva la conoscenza, perché ti fa capire qual è la tua vera natura, ti mette in contatto con la tua vera natura. Se non riesci a fare anche questo, almeno sarva karma palatyagam. Dice, abbandona i frutti, distaccati dai frutti delle tue azioni, fai del bene. E infatti in tutte le tradizioni spirituali, nel cristianesimo, le 7 opere di misericordia, dar da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, no? E vestire gli ignudi, mi ricordo da bambino, sono proprio 7, visitare i malati, visitare i carcerati, seppellire i morti, cosa manca?
No. Vabbè, se vi viene in mente la settima. Perché facendo così tu impegni del tempo al servizio degli altri e questa azione ci fa diventare più buoni, perché senza bontà non possiamo sentire attrazione per la trascendenza. Okay? Quindi Krishna scende di livello e include in ultima analisi tutti. Quindi c'è simultaneamente una risposta e tante risposte. Allora, allora sì, si può intendere, in questo senso ci sono tante risposte. Perché? Perché ognuno è situato a un livello di coscienza diverso e un livello di evoluzione diverso in base al suo cammino karmico. Quindi ci si ritrova tutti con la forma di vita umana, ma uno magari la vita scorsa ha fatto progressi tangibili, incredibili, cioè si è impegnato seriamente, magari da 100 vite che sta coltivando questa conoscenza. E il vicino di casa non sa nemmeno di cosa stiamo parlando, no? Eppure hanno tutte e due la forma di vita umana, potenzialmente entrambi potrebbero accedere e capire, ma uno non può perché non ha i sukriti, si chiamano in sanscrito, no? Quindi Krishna dice ad Arjuna: quattro tipi di persone si avvicinano a me, Chaturvidha Bhajantemam Jana Sukritin Arjuna. I sukriti, le persone che hanno questi meriti, queste attività pie, Arta Jigyasur, Artarti Gyanicha, questi sono gli infelici, le persone inquisitive, curiose, colui che cerca le ricchezze e colui che desidera conoscere l'assoluto, il Gyani, che desidera la conoscenza. Allora noi dobbiamo capire, una persona si rivolge a Dio, perché? Dio, guarda, sto soffrendo, mio figlio che non ha problemi, ho problemi di salute, e questo e quell'altro, no? Si rivolge a Dio. Poi Dio, viste le sue preghiere, gli risolve i problemi e si dimentica di Dio e dice: ah, adesso la salute me la sono rimessa, mio figlio ha trovato il posto di lavoro, adesso con questi soldi, invece di andarli a portare alla chiesa, al tempio, per ringraziare, mi vado a comprare 7 gratta e vinci, no? Così diventerò miliardario. Adesso tutti miliardari sono, tutti, no? Quello più che chiamarlo gratta e vinci, dovrebbero chiamarlo la grande truffa. La grande truffa, è per questo che noi seguiamo il nostro principio di non giocare d'azzardo, perché diventa pericoloso, infatti c'è gente che si rovina la vita col gioco d'azzardo. Ecco, quindi c'è una risposta, e perché ho detto questo, mi date una mano a collegarmi con... Una domanda e una risposta. Perché il livello di evoluzione di ognuno è diverso, quindi noi dobbiamo prima di tutto comprendere qual è il nostro livello di evoluzione e come facciamo a comprenderlo. Allora, si fa così, no? Si apre un libro che contiene la conoscenza trascendentale e questo libro ha due funzioni. La prima ci fa da specchio. Dove sono io? A che livello sono di evoluzione? Come sto usando questi pochissimi mesi che mi sono rimasti a disposizione, perché se fossero anche 100 sono 1000, sono sempre pochi, ma come li sto usando? Allora la conoscenza trascendentale ci fa da specchio e ci dice: tu sei così. Alle volte ci dice bravo e alle volte ci dice mica tanto. E quindi uno, aprendo i libri della conoscenza trascendentale, ha almeno il coraggio di vedersi allo specchio. L'altra funzione che ha il libro, gli Shastra, è che sono delle finestre. Quindi, quando c'è lo specchio, riflette la tua immagine e ti vedi. Quando c'è il vetro, tu, attraverso la conoscenza trascendentale, vedi quello che c'è oltre la visione limitata dell'anima condizionata. E quindi dici: ah, che meraviglia!
caspita, io pensavo di essere dentro una casa senza finestra, al buio, e invece si è aperta improvvisamente una finestra, vedo la luce e c'è uno spettacolo meraviglioso che prima mi era sconosciuto. Quindi hanno due funzioni, no? I libri. Ed ecco perché uno dovrebbe fare questo gesto il più possibile tutti i giorni, il più a lungo possibile. Almeno un'ora o due bisogna dedicarla alla conoscenza trascendentale. No? Fatevi questa domanda. Quante ore studio tutti i giorni libri che parlano del vero sé? Se la risposta è niente, iniziate. Perché un viaggio, vabbè, se siete venuti in una libreria, niente è quasi impossibile. Però come dice il proverbio cinese, anche il più lungo dei viaggi inizia dal primo passo. Se la risposta è una mezz'oretta a settimana della Bhagavad Gita, conosco bene la copertina e il titolo Bhagavad Gita. Ecco perché ci sono problemi, perché la conoscenza che ci nutre non è sufficiente, è come se uno mangiasse un'oliva al giorno. Caspita, possono essere anche le olive migliori del mondo, ma un'oliva al giorno non ti permette di sopravvivere, no? Ci vuole un nutrimento che abbia la giusta sostanza. E allora si sale di livello. Dice, ah, ero messo un po' male, ma oggi ho capito che se studio un'ora al giorno la conoscenza trascendentale salgo di livello. Allora tutti i dubbi che avevo potranno dissipare e potrò vedermi come sono veramente, chi sono, qual è la mia relazione con Dio e mi viene offerta la possibilità di ottenere il massimo della realizzazione spirituale in pochissimo tempo, perché questa è la fortuna dell'era nefasta in cui viviamo. Kaler dosha niderajan arto hiek o mahadgunan, dice lo Srimad Bhagavatam. Kirtanat eva Krishna sya mukta sangam parampraget. L'era di Kali Yuga, l'era di Kali nella quale viviamo, l'era della discordia e dell'ipocrisia, è Niderajan, è Kaler dosha nide. Dosha vuol dire di sofferenza, problemi. Nidi vuol dire un oceano di sofferenza, di tristezza. Ma c'è una grande opportunità in questa era. C'è comunque una grande qualità. Kirtanat eva Krishna sia, che basta cantare Hare Krishna, o come dicono i cristiani, come dice il Padre Nostro, come dice? Sia santificato il tuo nome, no? Lo dice anche la preghiera più importante del cristianesimo. Ma se poi ti viene presentato questo nome, perché dire Signore va bene, è vicino di casa, lo incontri, Signore buongiorno, ma se lui ti stringe la mano e ti dice io mi chiamo Mario Rossi e tu il giorno dopo continui a chiamarlo Signore, Mario Rossi dice forse questo non ha capito che io voglio sviluppare un po' d'amicizia, gli ho anche dato la mano, continua a chiamarmi Signore, sa cosa fa Mario Rossi? Risponde, buongiorno Signore, e se ne va. Perché tu non vuoi sviluppare una relazione con lui se continui a chiamarlo in modo impersonale, no? Se invece lui ti ha dato la mano e dice mi chiamo Mario Rossi, il giorno dopo dici Mario, siamo vicini di casa, vieni a bere un caffè, decaffeinato, se noi per un modo noi non beviamo, vieni a bere un tè, una tisana a casa mia e cerchi di instaurare una relazione, e lui è lì che non vede l'ora. Quindi sia santificato il tuo nome, arrivano i Veda e ti dicono che Dio ha un'infinità di nomi, tra questi c'è Krishna, Govinda, Rama, allora perché non cantare i nomi di Dio? Perché limitarsi al no, perché se no devo cambiare? Ma Dio le tue preghiere sono state accolte, si sta manifestando nella conoscenza, no? Che ti arriva.
uno può continuare a dire, a glorificare Dio anche chiamandolo Signore. Va bene, mantiene un rapporto più distante, no? Un po' più meno intimo e meno intimo. Mantiene un rapporto più neutrale, ok? Kirtanadeva Krishna Sya Mukta Sangam Param Vrajet. Cosa succede cantando i nomi di Dio? Mukta Sangha vuol dire che uno raggiunge Mukti, che è la liberazione. Da cosa? Dal ciclo di nascite e morti. Qui stiamo parlando di una cosa molto seria. Qui fra 1200 mesi, se va bene, o molto meno se va male, qui passa un carro funebre e invece di esserci dentro qualcun altro, se c'è qualcosa di metallo lo tocchiamo subito, no? Allora, questa bella Mercedes, adesso hanno fatto anche dei Maserati, proprio delle marche, costerà 300-400 mila euro una di quelle macchine, forse anche di più. Come si fa a non entrare dentro quelle macchine, oppure a entrarci col sorriso, nel senso che Mukta Sangha, bisogna liberarsi dal concetto errato dell'esistenza, perché se noi siamo aggrappati al concetto errato dell'esistenza, al momento di lasciare il corpo, l'ultima informazione molto interessante, poi chiudiamo, che ci dà Krishna parlando ad Arjuna, gli dice Yam Yam Vapis Marambhavam Tyajati Antekarevaram. Sono i ricordi che l'anima ha all'istante di lasciare il corpo che determinano la condizione futura dell'essere. È chiaro, eh? Non è che gli dice guarda, forse è così, ci sono tante risposte. No, c'è quella risposta lì che dice Krishna, i ricordi che si hanno all'istante di lasciare il corpo determinano la condizione futura dell'essere. Che condizione vuoi nella prossima vita? Vuoi rischiare di ritrovarti in un utero materno così, o ancora peggio in un altro utero non umano? E questo è il destino di ognuno. Fate così, fate questo gesto. Tutti, anche... Ecco, Hare Krishna, fai così, vedi? Poi fate così, e ripetete questa frase, Cristina si chiama? Sei arrivata, Agostina, sei arrivata adesso, fai anche tu così? Ah, c'hai un guanto, perché stiamo facendo una meditazione, eh? E ripetete questa frase. Il mio destino è nelle mie mani. Okay? Non lasciamolo nelle mani altrui. Prendiamoci il nostro destino nelle nostre mani e allora vada come vada, sarà sempre un successo perché saremo... sempre coscienti che tutto quello che lasciamo in questo mondo è il frutto delle nostre azioni, né più né meno. Ed è chiaro che a quel punto uno dice, beh, ma aspetta, allora se è possibile cambiare la qualità delle nostre azioni, io mi ci metto. E qual è il modo migliore per cambiare la qualità e la natura delle nostre azioni? Ne abbiamo parlato tutta la sera. Bisogna coltivare la conoscenza. Devi togliere l'ignoranza, devi togliere l'odio, devi togliere l'ultima cosa che l'hai detta adesso, che è l'attaccato. Bisogna coltivare la conoscenza e cantare i santi nomi. Quindi se uno in Vaishnava canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, se è un cristiano può dire Padre nostro che sei nei cieli, no? Aiutami, vieni in soccorso, perché le preghiere sono ascoltate. E rivolgersi al divino in un modo o nell'altro. E
avevo detto che era l'ultima, facciamo l'ultimissima. Krishna, un'altra informazione che dice nella Bhagavad Gita: a coloro che vi servono con la mia devozione, io do l'intelligenza con la quale potranno venire a me. Buddhi yogam dadamintam. No, no, dice buddhi yogam, un'intelligenza spirituale. Quindi la nostra intelligenza che prima ci diceva mi compro un pacchetto di sigarette o due, mi compro un grattevinci o due, mi stresso la vita un po' di più, un po' di meno, no? Odio quella persona di più o la odio un po' di meno? La stessa intelligenza che ci faceva fare azioni influenzate da tamas o da rajas, dalla passione, comincerà a ispirarci. Mi alzo domattina alle 4 o alle 4 e mezza? Domattina, da domani inizio a studiarmi i libri, un'ora o due ore? Perché ho capito che è la soluzione a tutti i miei problemi. Quindi la stessa intelligenza che prima veniva utilizzata in modo inappropriato, poi verrà utilizzata in modo illuminante e a quel punto tutti i problemi sono risolti dal Supremo, perché noi siamo particelle di Dio, quindi in qualità infinitesimali siamo anche noi Dio, siamo di natura divina, no? Solo che se uno se l'è dimenticato, Agostina, come dicevamo all'inizio, tu sei arrivato un po' tardi, diciamo, se uno ha dimenticato il portafogli a casa, è come se è povero in canna, anche se magari nel portafogli ci sono dei soldi, si ritrova e non può fare niente. Quindi dobbiamo liberarci dalla dimenticanza e coltivando la vera conoscenza. Va bene? Grazie a tutti, Hare Krishna, grazie della presenza e della vostra pazienza e della vostra bontà, perché si crea un flusso di energia che aiuta tutti. Hare Krishna.